Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di Wiko Highway Science, un dispositivo di Wiko molto portabile, mi è piaciuto, esteticamente devo dire è carino e si comporta anche abbastanza bene nell'utilizzo quotidiano. Parliamo subito di dimensioni. Il dispositivo è di 138 mm di altezza per 68 mm di larghezza per 7,6 mm di spessore per un peso complessivo di 124 grammi, quindi un dispositivo che si tiene veramente benissimo in mano e pesa anche poco. Per quanto riguarda il sistema operativo abbiamo Android 4.4 KitKat. Non legge l'LTE ma è solo 3G, il display è da 4.7 pollici HD, quindi 720x1280 da 313 ppi ed è un IPS LCD coperto da un Corning Gorilla Glass 2. Per quanto riguarda il chipset abbiamo un MediaTek MT6592 Cortex A7 da 1.4 GHz octa-core, la GPU è la Mali 400MP2, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 32 GB, così ci ha riferito quelli di Wiko. Io ho messo una scheda SD da 64 e devo dire che la legge comunque. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, è una 8 megapixel con singolo flash LED e 5 megapixel la fotocamera frontale. La batteria invece è da 2000 mAh. Devo dire che comunque la batteria si comporta bene, con utilizzo intenso ho fatto dalle 8 della mattina con SIM primaria fino alle 22:30-23, quindi mi ha coperto la giornata. Con SIM secondaria ho superato i 2 giorni. Con SIM secondaria i 2 giorni di utilizzo, quindi comunque sia, nonostante 2000 mAh si comporta bene, anche perché non prende nell'LTE, quindi consuma anche relativamente poco dal punto di vista di ricezione. Ricezione buona, l'ho testato abbastanza bene, devo dire che è buona, mentre non mi è piaciuto la capsula auricolare, lo dico subito, che la trovo leggermente gracchiante, il suono non è pulitissimo, la potenza invece è molto buona. Per quanto riguarda lo schermo, andiamo subito a prendere le nostre immagini che utilizziamo. Per fare le recensioni andiamo a mettere la luminosità al massimo, se riusciamo. Ok, era già al massimo. I neri, devo dire, sono un po' specchiati, non mi fanno impazzire, nonostante comunque abbiamo un buonissimo nero e si riescono quasi a distinguere tutti i quadratini. I bianchi, invece, devo dire, sono molto buoni, si comportano benissimo, quindi dal punto di vista di bianchi abbiamo degli ottimi bianchi. Anche i colori sono molto buoni, abbiamo dei colori molto accesi, molto vivaci e al contempo comunque mantengono la naturalezza, anche come potete vedere qua si distinguono molto bene le varie tonalità di azzurro. Il rosso è un bel rosso, il giallo è un bel giallo, quindi sicuramente un buon display che, nonostante la qualità HD, non ci mostra i pixel, anche se visti praticamente attaccato all'occhio, quindi comunque sia un buon display. Per quanto riguarda lo speaker posteriore, qui devo dire che non mi ha fatto impazzire. Andiamo a prendere il nostro Spotify e a far partire una canzone della nostra playlist che trovate in descrizione ai video e anche come casellina appena entrate nel nostro canale. Andiamo ad aprire una canzone a caso e a vedere come si comporta con questo dispositivo. Non è altissima, la qualità non è ottima, si è appoggiato, attutisce molto il suono perché è piatto, nonostante in realtà ci sia un leggero differenza tra il bordo e il vetro, però l'audio è abbastanza basso e la qualità nulla di che, devo dire che non mi ha fatto impazzire a livello di speaker, così come anche come capsula auricolare, ripeto, non è un granché, mentre dall'altra parte ci sentono molto bene, quindi i microfoni devo dire funzionano bene. Per quanto riguarda la fotocamera, apriamo la nostra fotocamera, troverete comunque nell'articolo scritto, e vi rimanderò l'articolo scritto dalla descrizione, le foto e il sample.
Comunque devo dire che come foto è molto rapido nella messa a fuoco, scatta anche abbastanza rapido e la qualità della foto, devo dire, è molto molto buona. Quindi come fotocamera, nonostante gli 8 megapixel, scatta meglio di molte altre fotocamere anche da 13-16 megapixel. Anche la fotocamera frontale, vi faccio vedere le impostazioni della fotocamera, quindi abbiamo ZDS che è il timer, rilevamento volto, autoscatto, sequenza di scatti, la dimensione della foto vi arriva fino a 8 megapixel e parte da QVGA, la dimensione, se vogliamo schermo intero, 4 terzi, io metto a schermo intero, ISO, che possiamo decidere se mettere automatico, fino a 1600, quindi una buona qualità di ISO. Poi abbiamo la modalità shot, quindi scattare un po' di foto che sceglie la migliore, HDR, rilevamento del volto, passare in modalità panoramica, la modalità in cui vede la scena e decide lui quando scattare la foto, la modalità smile to shot, quindi quando vede una persona sorridere scatta, e la modalità scatto con gesto. Poi abbiamo il miglioramento cinematografico gomma su direttamente nella foto, il flash e girare la nostra fotocamera. Fotocamera frontale, anche qua molto buona, abbiamo 5 megapixel, scatta foto di ottima qualità, quindi nulla da dire alla fotocamera frontale, che è meglio anche di quelle di alcuni top di gamma. Possiamo andare a scegliere la tonalità, l'affinità, andare a sistemare gli occhi, quindi possiamo un po' giocare, ma almeno per quanto mi riguarda non trovo utili queste impostazioni. E poi vabbè, abbiamo le impostazioni per i video, che sono il microfono, lo stabilizzatore, la modalità, cioè la messa a fuoco durante il video con toccando sullo schermo oppure in automatico, rallentatore e la qualità video, che va da molto alta, quindi full HD, fino a bassa. Quindi fotocamera, secondo me, si comporta bene, devo dire che non mi ha mai dato problemi, anzi, ha sempre scattato ottime foto nonostante gli 8 megapixel posteriori. Per quanto riguarda la ricezione, invece, dicevo che è molto, molto buona, e non mi ha dato problemi, quindi si comportava praticamente come l'iPhone 6 con cui l'ho usato insieme, diciamo. Per quanto riguarda il web, abbiamo la sua interfaccia web. Andiamo subito su sito spazioitech.it. Vi ricordo di venire, adesso qua ho scritto qualcosa che non ha senso. Venite a trovarci sul sito, siamo sempre molto attivi, rispondiamo anche ai commenti. Venite anche a trovarci su Facebook, mettete un bel like alla nostra pagina, aiutateci un po' a crescere. Abbiamo già ricevuto una bella spinta, stiamo andando molto bene, però più siamo meglio è. Caricamento sotto wifi buono, sotto ricezione 3G HSDPA+ è buonissimo. Qualità dello schermo anche qua molto molto buona, in realtà nero su bianco, come potete vedere, molto buona, abbiamo un buon contrasto, zoom in zoom out un po' laggoso, ma alla fine lo fa bene. Doppio tap, anche qua un po' macchinoso, ma alla fine lo fa bene. Scrolling invece va più che bene, quindi comunque navigare web, nonostante i 4.7 pollici di schermo, si riesce a navigare molto molto bene e non ci dà nessun tipo di problema, quindi comunque sia la navigazione si riesce a fare molto bene. Andiamo adesso a vedere l'aspetto gaming anche per questo dispositivo, abbassiamo il volume perché ci distrugge le orecchie. La batteria, come vedete, si sta spegnendo, oggi l'ho praticamente stressato tantissimo, quindi se stressato tanto, ma veramente tanto, quindi con 6 mail in push, giochicchiato un attimo, utilizzato tanto per Telegram, WhatsApp, messaggi, chiamate, devo dire che arrivo circa alle 6:30-7 e mi si spegne, però con un utilizzo veramente intenso che normalmente non faccio, quindi assolutamente la batteria mi ha sempre portato a fine giornata. Andiamo a vedere nel gaming come si comporta, la risoluzione anche nel gioco è molto buona, adesso qua ci si è abbassata la luminosità perché è scesa sotto il 20% la batteria, però devo dire che mi è piaciuto come dispositivo. L'unica pecca, se chiamate tanto, è la capsula auricolare, perché l'audio in capsula, perché è un po' gracchiante, la voce non è cristallina, quindi assolutamente spero che se proveremo anche i nuovi Wiko abbiano migliorato questo aspetto, perché è abbastanza limitante dal punto di vista delle chiamate. Infatti io ho sempre utilizzato altri telefoni per chiamare, tranne durante appunto il test di questo dispositivo.
Però come potete vedere non lagga, la fluidità è molto molto buona, quindi dal punto di vista gaming non ci dà nessun tipo di problema, quindi si comporta anche molto molto bene. Sicuramente è un prodotto interessante, è il primo Wiko che provo, lo dico qui, lo ammetto, e devo dire che mi erano piaciuti i nuovi Wiko presentati al Mobile World Congress, speriamo di aver modo di provarli. Mi è piaciuto anche questo Wiko, quindi sicuramente Wiko che entra nel mercato con prezzi molto molto aggressivi, molto interessanti, e porta prodotti che comunque si comportano veramente molto molto bene, quindi sicuramente un plauso a Wiko per i suoi dispositivi. Spero di ricevere anche i nuovi che sono usciti in pochi giorni fa e stanno uscendo ancora adesso altri modelli, per testarli e vedere se con i nuovi dispositivi hanno migliorato ancora di più l'user experience. Quindi ringrazio ancora Wiko per averci mandato questo dispositivo. Fate qualsiasi tipo di domanda all'interno della recensione scritta o sotto a questo video. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.